qui nel centro di Roma per fare un esperimento. Una vialetta puzzolente, guardate quanta gente. Adesso praticamente ne tirerò fuori una. Eccola qua. E nel momento in cui praticamente passerà un po' di gente, noi questa la blocheremo. Ah, eccola là, caduta, perfetto. La gente che c'è pure. Dai, è bello. Ma che puzza. Guardate, guardate come si libera il centro in un minuto con una pialetta puzzolente. Guardate. Amici, siamo qui davanti a una scadente profumeria, limoni. Allora, siccome le profumerie devono profumare, ma noi non possiamo far sì che profumino perché ci stanno antipatici e ci sono più simpatici quelli di Sephora, faremo sì che a sto punto sta profumeria puzzi. Ciao amici, allora se siete turisti e venite a Roma e ci avete sete e vi volete imbriacare, venite a sto bar perché qua è tutto economico, guardate. 8,50 euro vi prendete un bel prosecco, fate un figurone, ve lo stappate qua in centro, vi va a divertire. 8,50, mentre al centro per un bicchieretto di prosecco ve ne chiedono 10. Stiamo al centro ovviamente. Cari amici, siamo qui al Pantheon, una chiesa tutta zozza e tutta rotta che sta a casca a pezzi. Allora io dalla settimana prossima inizierò a raccogliere le firme per farla butta giù e faccio un bel centro commerciale. Immaginate qua un bel centro commerciale a tre piani con tutti i negozi più belli. Kiko, Sephora, Apple Store, ci mettiamo dentro pure Rosso Pomodoro, altro che sta cosa qua a mezzo, avevamo buttato giù e con tutte le macerie di sta cosa qua ci costruiamo un bel parco giochi. E librerie? Niente librerie, le librerie fanno male. Ciao! Amici, siamo sempre qui davanti al Pantheon e come potrete vedere qui alle mie spalle ci sono dei musicisti zigani. Allora, adesso sto andando lì dai vigili per farli cacciare via perché danno fastidio. Seguitemi che andiamo dai vigili. Venite, eccoli là, polizia municipale, adesso diciamo di mandarli via. Venite, venite. Passeggiando per Roma ci si può imbattere anche in luci così carine. Tanti mi hanno detto, ma sono sicure queste luci? Io ho detto sì, mi pare che le mettono fuori e sono sicure. Guarda, le tocco tranquillamente con disinvoltura. Ah! Bello, sei pronto? Vado? Salto della fontanella. Ciao a tutti amici, ecco uno dei mali di Roma, i piccioni, guardateli. Stanno qua, si nutrono. Sporcano, cagano dappertutto, si bevono l'acqua gratis e nessuno gli dice niente e in più possono pure volare, cioè noi andiamo a piedi e questi volano gratis, io devo pagare il biglietto dell'aereo. Guardate che roba, guardate, disgraziati, guardalo questo, si è fatto pure la piscina. Oh, schizzo. E vado. Ci siamo sempre qui a Piazza del Pantheon, questa è la fontanella ed è gratuita per bere, fino a che non arrivo io che non faccio bere nessuno, ma adesso il primo che viene gli chiedo 50 centesimi. Voglio proprio vedere quanta. È dato bere, eh? È dato. Dica, è dato. Vedete?